superstiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto, vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo ammirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. Il livello municipale di azione in protezione civile, si tratta di definire meglio il ruolo delle prefetture, dell'organizzazione provinciale di protezione civile nel volontariato e infine dell'organizzazione regionale, ma si tratta anche di dare vita al commissariato, cioè alla struttura di coordinamento centrale delle varie componenti di protezione civile. Oggi c'è un commissario, ma non c'è un commissariato. Quindi questa struttura interforze che deve essere presidio della prevenzione, del coordinamento degli interventi, deve avere una precisa definizione dalla legge e non soltanto da iniziative amministrative in via di fatto. Cioè è necessario avere una struttura interdisciplinare, interforze, capace di assumere il comando centrale delle operazioni di protezione civile in modo che nessuna delle componenti delle civile si muova in modo disordinato. E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato del terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo dell'operazione Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione di costruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia 1981, estate dell'81, il Presidente della Repubblica Pertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione civile.